Ferdinando, ciao. Madonna, mi sembri uno stracivendolo. Che fai con quelle camicie? Le ho ritirate adesso dalla stireria. Te le hanno stirate bene. Vuoi stirarle tu? Te le brucerei tutte, guarda. Se loro permettono, io... Ma no, per carità, devo dirgli soltanto due parole, sa. Vorrei andare al Palatino domani, ci tenevi tanto, mi ci accompagni? Interessante. Che fai qui, Maria Rosa? Scusi, signorina, ma il professore si è dimenticato di darmi le camicie sporche. Ah, sì, perché gliele stiro io. Le stira lei. Eppure queste, va. Allora mi ci porti? Dove? Al Palatino. Ah, già, sì. Reverendo? Lo sa che domani è la festa di Santo Zupito? Santo Zupito? Eh sì, è la festa del paese mio. Ah, professore, io domani non posso venire a portare le camicie. Vado al paese, sa, c'è la festa, ho fatto una promessa. E le promesse, come vedi, sono generose. Visto che Maometto non è andato alla montagna. Guarda, Didì, che io ti ho telefonato parecchie volte a casa. Eri tu che non c'eri. Ma come, tu mi hai telefonato? Sì. Ma non mi ha detto niente nessuno a me. Con chi hai parlato? Non so. Come, non lo sai? Era voce di uomo o di donna? Era un uomo, voce di uomo, sì, era un uomo. Mi sembra strano. Beh, adesso vado. Arrivederci, reverendo. Grazie di tutto e mi scusi. Di che? Da tempo volevo conoscerla. Grazie, molto gentile. Arrivederci. Ciao. Ciao. Andiamo, Maria Rosa. Allora ti aspetto alle 11 domani al Palatino. Ciao. Ciao. Buonasera, reverendo. Figliuola. Le piace? Quale? Quella... Ah. Io credevo l'altra. Non ti...